Innanzitutto permettetemi di salutarvi tutti perché per me era importante l'invito che ho fatto al giudice Salvini ma non credevo che la risposta fosse così numerosa. Quindi ringrazio veramente tutti, le autorità civili e militari. Un grazie particolare al sindaco di Mantova che non ero sicuro potesse partecipare ma è riuscito e per me la sua presenza qui oggi è sicuramente preziosa. Il mio benvenuto quindi al giudice Guido Salvini che ringrazio per aver accettato il mio invito a presentare il suo libro nella nostra città, in questa bellissima e prestigiosa cornice che è il Teatro Bibiena. Magistrato dagli anni Ottanta, il dottor Salvini ha condotto indagini in materia di terrorismo, intrecciando la propria vita professionale con molti degli episodi tra i più drammatici della storia d'Italia. Ha inoltre collaborato con la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi consulente della commissione parlamentare d'inchiesta sull'occultamento dei fascicoli delle stragi nazifasciste e dal 2015 al 2017 consulente della commissione parlamentare d'inchiesta sul sequestro Moro. È attualmente consulente della commissione antimafia. Un sentito grazie ad Andrea Di Michele, professore di storia contemporanea e didattica della storia presso la libera università di Bolzano. Membro del, membro del comitato scientifico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri, nonché del direttivo della Società italiana per la storia contemporanea dell'area di lingua tedesca. Ha pubblicato con Garzanti Storia dell'Italia Repubblicana, con la terza Il volume tra due divise, La Grande Guerra degli Italiani d'Austria, tradotto sia in tedesco e attualmente in corso di traduzione in russo. Tra le altre pubblicazioni segnalo La difesa dell'Italianità e Fu la Spagna, lo sguardo fascista sulla guerra civile spagnola. Permettetemi una brevissima premessa per sottolineare quanto io, io ritenga importante la presentazione di questo libro, La maledizione di Piazza Fontana. Sono passati molti anni da quel 1969 e molti tasselli di un mosaico che appariva indecifrabile hanno nel tempo, grazie al lavoro di alcuni magistrati, trovato la giusta collocazione. Oggi, anche per questa strage, vi è stata un'individuazione dell'ambiente e del gruppo eversivo da cui tutto prese forma. Forse l'ombra appare ancora marcata sui registi che hanno portato al concepimento della strage stessa, la prima di molte. Una strage. Quella di Piazza Fontana, che voleva azzerare gli equilibri democratici faticosamente conquistati con la Costituzione repubblicana. Destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare l'ordine politico. Questo sembra essere il filo comune che lega tutte le stragi avvenute in Italia. Quello che mi preme sottolineare è la lentezza con la quale la politica sembra affrontare, al di là di quelle che io sono solito chiamare le enunciazioni rituali, il tema dell'assunzione di responsabilità culturale e civile e quindi politica, di quello che è successo in Italia dal secondo dopoguerra fino alla metà degli anni Ottanta. La violenza come strumento di lotta politica violenza attraverso la quale poter condizionare gli equilibri politici espressi da un Paese in piena democrazia. Questo terribile e semplice concetto è scritto nelle varie e numerose relazioni delle commissioni stragi, ma sembra confondersi, diventare astratto, quasi impalpabile, quando si deve par parlare al Paese tutto. L'Italia non ha una memoria nazionale pienamente condivisa. E su questo aspetto ancora troppi sono soliti insistere sulle fratture della nostra storia per preservare le proprie identità. La politica seria e una classe dirigente seria hanno il dovere di stimolare un processo di crescita e di consapevolezza comune. Non possiamo dividerci sul nostro passato e la nostra storia non può più essere terreno di scontro, ma solo unicamente di confronto. Personalmente ritengo che solo una minuziosa quanto oggettiva ricostruzione della realtà storica può farci comprendere meglio ciò che successe in quei tragici momenti. Ricostruzione che non può essere affidata ad opinionisti aggettoni di cui abbondano i programmi televisivi, né tantomeno schieramenti politici qualunque essi siano. Quando è la politica a dettare l'agenda storiografica, la coscienza civile di una nazione è già morta. E questo vale per tutti. Compito degli storici, attraverso i documenti emersi e quelli che emergeranno, è quello di aiutarci a comprendere in quale contesto si siano potuti sviluppare determinati eventi. Il compito di ciascuno di noi è quello di avvicinarci con la propria formazione, con il proprio bagaglio culturale, anche con i propri pregiudizi e i fatti che ci hanno preceduto, ma con l'autentica esigenza di comprenderli. Solo allora sarà possibile un confronto aperto, amaro forse, drammatico, ma aperto, per giungere finalmente ad una memoria condivisa e quindi ad una democrazia pienamente compiuta, non solo sbloccata, senza la quale non potremmo costruire come nazione mai nulla di serio. L'ultimo tentativo che andava nel senso di una conciliazione nazionale che non prescindesse dall'accertamento della realtà dei fatti, fu quello del senatore Pellegrino. Presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sulle stragi dal 1996 al 2001. Il senatore Pellegrino auspicò, in un'intervista rilasciata a Repubblica il 27 ottobre del 2000, una soluzione sudafricana per tutte, per le, tutte le stragi che aveva subito l'Italia. Una commissione analoga a quella del dopo apartheid per ricostruire il nostro passato di paese anormale. Anormalità? che era data dalla presenza di un partito comunista con un fortissimo radicamento popolare, che contribuì a dare all'Italia una delle costituzioni più democratiche dell'Occidente, che con spirito nazionale difese la centralità del Parlamento e le istituzioni democratiche. Negli anni del terrorismo, ma contemporaneamente, manteneva legami fortissimi, politici e finanziari, con l'URSS, con la vecchia Unione Sovietica e quindi, nella logica della guerra fredda, con il nemico. Dall'altra parte un partito di destra, il Movimento Sociale Italiano, fuori dal patto costituzionale, formato almeno nei primi decenni da coloro che la democrazia l'avevano combattuta in armi, che diventa, in nome dell'anticomunismo, un alleato dello Stato assieme ai gruppi della destra eversiva. Questa fu la nostra anormalità. Il senatore Pellegrino disse, in cambio della verità, il perdono per i terroristi rossi e neri, e anche per gli autori dei delitti politici e delle stragi. Chi parlerà eviterà il carcere. Si può essere più o meno d'accordo con una proposta di questo tipo, ma indubbiamente è stato l'ultimo e forse unico tentativo serio di costruire un percorso comune a tutte le forze presenti in Parlamento, mettendo queste di fronte alle proprie responsabilità. È naturalmente rimasta lettera morta. Il giudice Salvini, in una trasmissione televisiva, a proposito dei suoi colloqui con i personaggi protagonisti dei fatti relativi a Piazza Fontana, disse: Non si indagava perché si considerava quella persona o quell'ideologia un nemico, ma per capire delle cose che avevano colpito tutta la collettività e che forse ormai potevano essere dette. È esattamente con questo spirito che lascio quindi la parola ai nostri illustri ospiti. Grazie davvero a tutti, veramente, non credevo così tanti. Grazie per essere qui. Bene, il dottor Di Michele farà una introduzione storica e poi il dottor Salvini. Bene, buonasera a tutte e a tutti. Prima di tutto anch'io voglio ringraziare eh, per questo graditissimo invito, ringrazio l'amministrazione comunale di Mantova, in particolare il presidente del, del Consiglio Comunale. Sono già stato ospite qui a Mantova diversi anni fa in occasione del giorno del, del ricordo e vengo sempre molto volentieri, poi soprattutto in una... In uno scenario veramente impressionante, bellissimo. E ringrazio poi soprattutto per avermi dato l'opportunità di parlare di un bel libro e di un libro, direi, non soltanto bello, ma un libro davvero importante, come, come, come vedremo, e di poterlo fare dialogando direttamente con l'autore, il dottor Guido Salvini. E io non voglio rubare troppo tempo e abbiamo così concordato eh, con l'autore di impostare questa presentazione come una sorta di, diciamo, di dialogo con delle domande e delle risposte. Vorrei però soltanto fare alcune considerazioni introduttive e considerazioni preliminari diciamo, da storico in riferimento al grande tema che sta al centro di questo libro, che è ovviamente la strage di Piazza Fontana, 12 dicembre 1969 ma direi più in generale la tragica stagione del terrorismo stragista nella recente storia dell'Italia repubblicana. E voi sapete, molto spesso il lavoro dello storico e quello del magistrato vengono eh, un po' accomunati, no? hanno molti punti in comune, sappiamo che entrambi ricostruiscono eh, eventi del passato utilizzando delle tracce, utilizzando delle fonti storiche, cercano di mettere insieme eh, i pezzi di una storia, di collegare i fili, di interpretare le azioni, il comportamento di uomini, di istituzioni e di esprimere alla fine un giudizio complessivo su questi eventi. Sia nella ricostruzione storica che nel processo si parla di prove, si parla di documenti, di testimonianze, di fonti e di critica di queste fonti. Poi ci sono però molte differenze. Eh, il magistrato deve trovare, deve eventualmente punire i responsabili di un crimine, lo storico molto più modestamente direi cerca di comprendere quanto è avvenuto, fortunatamente, aggiungo, senza dover emettere sentenze. Ma poi soprattutto il processo si sviluppa all'interno di regole precise, con i suoi tempi, le sue scansioni, i suoi gradi di giudizio, i suoi aspetti tecnici. E noi sappiamo che l'ordinamento giuridico italiano, ad esempio, prevede che un, imputa un imputato non possa essere processato due volte per lo stesso reato. Una volta proclamato innocente, in via definitiva non può più essere chiamato a giudizio. Gli storici invece eh, non fanno altro sempre, costantemente, da secoli, eh, che continuare a giudicare tra virgolette, gli eventi del passato, generazione dopo generazione, tornando sugli stessi argomenti, sugli stessi personaggi, sulla base però di nuove domande, ma anche di nuove fonti, di nuove prove e anche di nuovi punti di vista interpretativi. E quindi da questo punto di vista la verità giudiziaria e la verità storiografica spesso non coincidono. E su questo aspetto torna più volte Guido Salvini in questo libro, in più occasioni sottolinea questo aspetto assolutamente centrale, e cioè che se per la strage di Piazza Fontana Dopo 50 anni, dopo sette processi, dopo una vicenda intricatissima e appunto lunghissima e non vi è stato e non vi sarà mai nessun colpevole in via definitiva, perché ormai i processi sono stati celebrati e chiusi, beh, la verità storica su quegli avvenimenti è oggi abbastanza condivisa da chi l'ha studiata e questo proprio anche grazie all'enorme lavoro di raccolta, di documentazione, di studio che è, stata condotta, che è stato condotto da tanti magistrati coinvolti in questa vicenda, ma anche dal lavoro svolto dalle commissioni parlamentari che hanno anch'essi potere inquirente. E ecco, sulla base di tutta questa documentazione, sulla base di tutti i lavori di indagine ed approfondimento condotto, e, e, da, mh, dalle commissioni, dai magistrati e anche dagli storici, oggi possiamo dire che questo quadro dal punto di vista storico, eh, in, que, in cui quest, questa e altre stragi italiane si collocano, eh, è abbastanza chiaro. E quindi cerchiamo di tratteggiarlo brevemente: questo, questo quadro. Siamo alla fine degli anni Sessanta, siamo al culmine delle lotte operaie eh, del cosiddetto autunno caldo. Una conflittualità operaia che in Italia, e questa è una particolarità italiana, diciamo, si unisce in maniera salda e in maniera prolungata con le lotte del movimento studentesco, una grande fase di mobilitazione nazionale per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, conclusa con importanti conquiste dei lavoratori, sia sul fronte retributivo che sul fronte dei, delle condizioni di lavoro, eccetera. Ecco, di fronte a una situazione sociale che va radicalizzandosi al perdurare di conflitti sociali e soprattutto di fronte a un, a un avanzamento economico e politico della classe operaia e alla possibilità di un'ascesa del Partito Comunista a posizioni di potere, settori del ceto dirigente elaborano una risposta di tutt'altro tenore, generalmente definita appunto strategia della tensione, ovvero minacciare. E predisporre un piano eversivo per impedire aperture riformatrici, nella convinzione che la sola intimidazione, poi su questo magari approfondiremo un po' con il dottor Salvini, fosse sufficiente allo scopo. E quindi nel momento di crisi definitiva della formula del centro-sinistra, di crescita del Partito Comunista, delle forze sindacali, del movimento operaio, eccetera, uomini e strutture. In alcuni casi, già, eh, predisposte già eh, nelle fasi più calde della guerra fredda alla protezione eh, dalla minaccia comunista, si attivano per impedire l'avvicinamento del partito comunista al governo, ipotizzando al limite l'instaurazione di un regime autoritario. Ecco, non dimentichiamo che esattamente questo era avvenuto in Grecia due anni prima, nell'aprile del 1967, quando appunto i colonnelli con l'appoggio della CIA, si sa ormai documentato, rovesciano la monarchia costituzionale e danno vita ad un regime militare. Quindi la strategia della tensione, inaugurata, direi, drammaticamente proprio a partire da Piazza Fontana, utilizza strumenti nuovi, primo fra tutti proprio quello della strage e noi abbiamo dunque una serie impressionante di eh, bombe poste nelle piazze, sui treni, nelle stazioni, in altri luoghi pubblici che seminano morte e panico, direi soprattutto dal, negli anni compresi appunto dal 69 al 74, per poi riprendere in un contesto però eh, profondamente mutato nella prima metà degli anni 80. E a inaugurare questa drammatica scansione e di sequen sequenza di bombe furono due bombe fatte esplodere alla fiera campionaria e alla stazione di Milano il 25 aprile del 1969, quindi anniversario della liberazione, cui seguirono nel corso di quell'estate altre esplosioni fino a giungere al gravissimo attentato del 12 dicembre, appunto in Piazza Fontana. E questa strage non soltanto inaugura una drammatica stagione stragista, appunto, ma la lunga e travagliata vicenda giudiziaria che ne seguì Sette processi e nessun colpevole in via definitiva, riveste per molti aspetti anche un carattere emblematico di quanto avvenne negli anni successivi in riferimento anche ad altre stragi aventi la stessa matrice. E cioè a cosa mi riferisco? In primo luogo, l'invenzione di una pista sostanzialmente insussistente come quella anarchica, che conduce inizialmente in carcere. Il milanese Pietro Valpreda, che porta poi al fermo di un altro anarchico Giuseppe Pinelli, morto precipitando dalla finestra di un ufficio della Questura di Milano nel corso di un interrogatorio. E poi, dopo aver abbandonato questa pista appunto insussistente, successive indagini che mettono invece in luce un quadro inquietante e documentato delle responsabilità di gruppi neofascisti strettamente legati ad esponenti del SID, il servizio informazioni della difesa, erede del Sifar, altro servizio precedente. Altro elemento ricorrente in altre stragi, in altre vicende giudiziarie, il trasferimento ad altra sede del procedimento che anche in questo caso di certo non faciliterà il lavoro di indagine. E ultimo elemento, la lunghissima vicenda giudiziaria con l'ultimo processo, in questo caso concluso nel maggio 2005, con la soluzione da parte della Cassazione di tre, che, eh, eh, di tre imputati che erano invece stati condannati eh, eh, nel processo precedente appartenenti alla cellula veneta di ordine nuovo. Ecco, tutti questi elementi principali... Da eh, l'indagine verso la pista anarchica, eh, ehm, agli spostamenti dei luoghi del, de, della sede istituzionale del procedimento, a un lungo, lunghissimo procedimento giudiziario che non conduce a nulla. Ecco, molti di questi elementi principali della vicenda di Piazza Fontana si ritrovano purtroppo in molte, non in tutte, ma in molte delle successive stragi che hanno insanguinato il paese depistaggi volti a spostare l'attenzione sui gruppi della sinistra extraparlamentare e poi questo lento emergere di responsabilità e connessioni tra estremismo di destra e settori cosiddetti deviati dei servizi eh, segreti. Ecco, eh, quindi oggi le indagini svolte dalla magistratura gli approfondimenti compiuti da apposite commissioni eh, parlamentari e infine direi anche la documentazione archivistica che si è resa disponibile negli ultimi anni grazie alla fine della guerra fredda consentono di ricostruire con un buon grado di verosimiglianza quanto avvenuto in quella difficile fase, pur nella consapevolezza che. Che molto resta ancora oscuro e da chiarire. E quindi la conclusione qual è? La conclusione è che tanti elementi a nostra disposizione lasciano ritenere, appunto, che da parte di settori sicuramente minoritari ma influenti delle istituzioni, e in particolare dei servizi segreti, delle forze armate, dell'amministrazione dell'interno, del mondo politico, eccetera, vi sia stata l'elaborazione e la messa in atto di una vera e propria strategia che attraverso le stragi materialmente compiute dall'estremismo di destra avrebbe dovuto gettare nel panico il Paese diffondendo la richiesta di un governo forte capace di riportare l'ordine nelle piazze e di assicurare l'incolumità dei cittadini. Quindi questa strategia avrebbe dovuto creare i presupposti per una svolta autoritaria, una forzatura del sistema democratico italiano, comunque condizionare pesantemente gli equilibri politici in una fase di transizione politica. E in questo contribuendo a rendere generalizzata un'impressione sbagliata, e cioè l'impressione di essere di fronte ad uno scontro di opposti estremismi. No? Questa è una formula ricorrente, già ricorrente allora nel, nel dibattito politico, però ancora molto presente nella rilettura di quegli anni: e cioè che vi fosse in quel momento in Italia uno scontro tra due opposti estremismi. Entrambi, eh, come dire, entrambi pericolosi allo stesso, allo stesso modo, presenti e forti allo stesso modo. In realtà noi sappiamo che questa è un'interpretazione sbagliata perché ad un'analisi attenta degli episodi di violenza che si verificano tra il 69 e il 75 risulta come il numero e la gravità degli attentati da ricondurre ad organizzazioni di estrema destra sia stato enormemente superiore. A quelli compiuti da organizzazioni di sinistra. Vi sono dei dati eh, diciamo così, statistici anche ufficiali raccolti dalle istituzioni, dalle forze dell'ordine, dalla magistratura, che ci dicono come il 95% degli episodi di violenza politica tra il 69 e il 73 è da eh, ricolleg ricollegarsi all'azione di movimenti della destra estrema. Quindi il 95%, vi sono dati. Poi ovviamente eh, ancora più drammatici che ci parlano del numero eh, dei morti. E quindi mh, si apre questa, questa stagione di strage, non si apre un, un, uno scontro militare tra due opposti estremismi, ma in questa prima lunga stagione del terrorismo ad agire furono quasi esclusivamente i gruppi di destra. E al, ad accompagnare questa lettura vi è poi la lettura centrale che è presente molto forte in questo libro, che è quella dei depistaggi. E quindi io vorrei concludere proprio citando una relazione votata all'unanimità dalla Commissione parlamentare stragi, secondo cui i più gravi episodi stragi, stragisti verificatisi tra 69 e 74 hanno tutti un fondamentale elemento comune, e cioè, cito, l'attività depistatoria di una parte degli apparati dello Stato. Ecco, ed è anche su questo fronte che il libro di Guido Salvini fornisce un contributo, secondo me molto importante, cioè un contributo di verità storica. Diciamo così, cioè grazie alle vere e proprie indagini che lui ha condotto non soltanto in tutta la preparazione del processo, ma proprio anche dopo, dopo che il processo si è concluso in via definitiva, dopo la sentenza della Cassazione del 2005. Ecco, per cui io partirei eh, da qui, da, questa, da questo discorso, su anche le responsabilità istituzionali, per fare la prima domanda a, al dottor Salvini. E cioè, come mai fin, da, fin dall'inizio e, e poi nei decenni successivi si chiama questa, stra, questa strage, viene definita strage di Stato? Ecco, mi chiedo, è una definizione legittima, ancora utilizzabile, ancora fondata o è invece una forzatura? Il tasto. Sì. Ecco. Eh, la ringrazio, eh, mi ha inserito proprio nel cuore eh, del problema di Piazza Fontana con questa domanda se era stagio di Stato. Magari ci arriviamo un pochino dopo. Io volevo raccontare un attimo un po' eh, eh, chi ero io all'epoca, no? che mi sembra possa essere interessante per far vedere come un, un evento così grave, così importante... Ha percorso la vita mia di tante persone, addirittura in più fasi. No? Nel mio caso, da quando ero studente, sino alla mia fase professionale di magistrato, dicembre 1969. Io ero uno studente del liceo classico Manzoni di Milano, era un bel liceo di quelli che contano: era in centro, fra l'altro a dieci minuti da Piazza Fontana a piedi. E quella mattina me la ricordo benissimo. Me la ricordo benissimo perché arriviamo in classe, siamo la mattina della, successiva alla strage, e improvvisamente tanti cominciano a discutere. Eh, siete, sono stati i fascisti a fare questo attentato, no, sono i comunisti che vogliono sovvertire il Paese. Improvvisamente è successo qualcosa in quella scuola, come, in tante scuole come in tante coscienze. Fino allora eravamo dei ragazzini così, spesso di buona famiglia, il liceo è un liceo di livello. I problemi erano studiare il greco e il latino al pomeriggio, trovarsi a casa dell'uno o dell'altro per studiare, poi magari al sabato pomeriggio c'era la festa a casa di qualcuno che aveva la, la, eh, così, il salotto più grande e si mettevano i dischi, i dischi per ballare, quelli in vinile. No? Improvvisamente quel giorno di qualcosa è cambiato. È cominciato per tantissimi l'impegno, me lo ricordo benissimo, ricordo che quella mattina in classe con me, perché era il mio compagno di scuola, c'era Michele Sera, che tutti conoscete, e in quel momento abbiamo cominciato a porci il problema, tanti di noi, cosa ci fosse fuori della nostra scuola. No? Fino a quel momento eravamo una specie di, di mondo separato, vivevamo in una bolla e avevamo dei ragazzi che studiavano e pensavano solo alla scuola poi sono cominciate le assemblee le discussioni su eh, tematiche che andavano al di fuori non solo Piazza Fontana ma erano gli anni del Vietnam no? e abbiamo cominciato a pensare a, a queste cose che per noi fino a quel momento erano, erano assolutamente lontane il, il quadro che ha fatto il professore è giusto era un momento di un'epoca di, di, di tensione crescente di tensione crescente pensiamo oggi eh, cosa, quali sono stati i grandi momenti di questi anni i grandi eh, momenti di tensione in cui abbiamo fatto delle scelte di campo c'è stato il terrorismo islamico ci sono state le torri gemelle che per un'altra generazione sono state una specie di spartiacque no? per chi è nato in quell'epoca o era ragazzo in quell'epoca cioè, oggi parliamo della pandemia allora L'Italia era percorsa da eh, momenti però di dibattito e di possibile sconto molto importanti. Eh, ricordiamo che oggi, oggi alcune cose le diamo per scontate, no? le diamo per scontate perché siamo andati avanti, perché ci sono altre cose, c'è il covid, ci sono mille, altre, mille, mille problemi. No? In quel momento in Italia si discuteva di cose che oggi ci sembrano ovvie, no? cioè lo statuto dei lavoratori il divorzio e la costituzione delle regioni col decentramento regionale. Parliamo quindi tra il 68 e il 69 erano in discussione. Era un momento molto importante perché eh, c'era stato il boom, un boom però che aveva portato l'Italia sicuramente ad essere una delle prime potenze industriali del mondo. Però nel contempo era stato costruito sulla fatica di milioni di operai spesso meridionali che erano venuti dal sud e che avevano eh, dato la possibilità di questo sviluppo con orari di lavoro eh, terribili, garanzie di sicurezza molto modeste e, uno, e un salario che certamente non era corrispondente ai grandi guadagni che era stato fatto con la loro fatica. Quindi c'era stato l'inizio del centro-sinistra e c'erano state... E con lo Statuto dei lavoratori e il rinnovo dei contratti sindacali, soprattutto quello grandissimo dei metalmeccanici, no? che adesso sono la categoria più piccola, ma allora erano milioni di operai e quindi milioni di famiglie, si era una svolta per riscattare da questa situazione che eh, era stata vissuta negli anni sessanta, che pur aveva portato l'Italia ad andare avanti. Eh, il divorzio, le regioni oggi ci sembrano cose ovvie, no? Eppure si discuteva di quello e si discuteva di un momento in cui c'era stato uh, un episodio che anche questo uh, sembra banale, no? la scissione del PSI nel 1969, pochi mesi prima della strage, il Partito Socialista Italiano che si era riunito, no? Socialdemocratici e Socialisti, si era di nuovo scisso. No? Questa scissione era stata poi eh, la causa della caduta della, eh, della centrosinistra perché il Partito Socialdemocratico, la parte di destra, aveva eh, fatto blocco, eh, uscendo dall'alleanza con la sinistra, eh, fatto blocco con quelle forze del patto atlantico che volevano assolutamente tenere lontana ogni ipotesi di avvicinamento del Partito Comunista all'era di governo, perché secondo loro il Partito Comunista non era un partito che eh, voleva la democrazia in Italia, ma è un partito al servizio dell'Unione Sovietica ed è in questo contesto in questa discussione se il centro-sinistra avrebbe potuto essere riattivato o meno che avvengono, avvengono le bombe no? avvengono, la strage ha un profondo significato politico in questi termini e la, la tensione interna è, e ricordiamo ovviamente quella esterna siamo a momenti in cui eh, lo scontro fra i blocchi è ancora massimo no? eh, ci sono paesi tantissimi paesi eh, della, della eh, afroasiatici che si liberano dal colonialismo nel contempo vengono attratti dal mondo sovietico dal blocco, di, dal blocco antinato anti e questo preoccupa moltissimo i nostri alleati atlantici. D'altro canto c'è anche l'invasione della Cecoslovacchia, non dimentichiamo, perché non stiamo parlando di un pericolo irreale dall'altra parte, non stiamo dando qui patenti di buoni o cattivi. Cerchiamo di capire come queste tensioni siano arrivate al massimo in un paese che, come l'Italia, era il paese di confine rispetto ai due blocchi. perché... Subito a destra no, avevamo la Jugoslavia, anche se era in parte autonoma, ma eravamo il paese in cui sarebbe potuto iniziare un primo scontro eh, tra i due blocchi che allora erano veramente molto ancora consistenti. E allora eh, le bombe avvengono in questo clima, oggi sembra lontanissimo, Oggi abbiamo. pensate che stavo pensando poco prima nel 1969, nel 1968 c'era stata un'altra epidemia di influenza che si chiamava Hong Kong. Che ha fatto milioni di morti, ce ne siamo quasi dimenticati perché forse allora se ne parlava meno, no? Cioè, in un certo senso si tendeva ad avere una visione così, che tanto le cose sarebbero passate. Eppure ha fatto milioni di morti, me la ricordo, ero ragazzino. Allora, ero ragazzino. Ricordiamo un'altra cosa. Voglio ricordarvi un altro eh, piccolo episodio e poi parliamo di queste bombe che iniziano e di come si arriva a Piazza Fontana. Eh, la, il professore ha ricordato la morte di Pinelli. Siamo al 15 dicembre 1969 e eh, siamo tutti molto colpiti. No? Abbiamo preso coscienza in quei giorni che qualcosa di nuovo stava succedendo. E due o tre di noi della classe decidiamo di andare ai funerali, andare ai funerali di Pinelli. I funerali di Pinelli si svolgevano in una zona periferica di Milano eh, che noi ragazzi di buona famiglia quasi non frequentavamo piazza Selinunte, voleva dire i casermoni popolari. Della zona verso San Siro, però avevamo deciso di andarci. Non eh, lo volevamo dire in famiglia perché temevamo che eh, ce lo avrebbero proibito. No? Eh, eh, mio padre era molto aperto, era un magistrato anche lui della Corte d'Assise. Tra l'altro, io sono contento di aver avuto l'onore qui di avere la presenza del presidente Scaglioni, che l'ho conosciuto e eh, che è stato collega quando era a Milano di mio padre in tribunale. E che l'ho conosciuta, la cosa mi ha commosso perché mio padre è mancato da tanti anni. Ecco, Certamente mio padre sarebbe stato magari disponibile, però c'era sempre la paura che succedesse qualcosa. Allora ci siamo inventati un trucchetto. Ci siamo inventati che andavamo a studiare a casa di uno di noi, che era quello più vicino, più vicino a dove si sarebbero ottenuti i funerali dell'anarchico Pinelli, e poi ad un certo punto. Eh, eh, sfruttando la disattenzione della mamma di, del nostro ospite di quel pomeriggio, sgaiattolammo fuori e siamo andati a vedere un pochino da lontano che cosa succedeva. C'erano queste bandiere rosse e nere, c'erano giornalisti, c'era eh, tutto quel mondo, e, e per farvi capire come quegli eventi hanno veramente cambiato il nostro stare al mondo. Stare al mondo. Ha provocato quell'impegno che non ci immaginavamo fino a prima. Prima pensavamo solo allo studio. Pensate che nel mio liceo, ancora fino a poco tempo prima, si andava col grembiule e c'erano le uscite separate per i maschi e le femmine. No? Per dare un'idea di come fosse un mondo diverso e che era in evoluzione e che doveva evolversi. Dico ancora due parole e poi riprendiamo. E poi iniziano le bombe. No? Iniziano le bombe. E siamo in quella primavera, c'è stata la scissione del PSI, c'è questa tensione, i contratti, gli operai che sfilano. Eh, milioni di operai, oggi sono figure proprio anche dal punto di vista sociologico che non esistono più. I cortei di operai che avevano le fabbriche proprio nella cintura di Milano, quasi in semiperiferia, le vedevamo le fabbriche. Gli operai si vedevano la mattina, oggi non ci sono più, ma io parlo di decine di migliaia di operai che sfilavano per Milano un ricordo nettissimo che io ho, oggi impensabile, oggi sono tutte chiuse, oggi tutto il lavoro è delocalizzato, all'estero, virtuale, avevamo fabbriche a, a un chilometro di casa con 3 o 4 mila operai che entravano, che entravano in fabbrica la mattina, ecco, cosa impensabile oggi. Cominciano le bombe, no? Cominciano le bombe, e ci sono bombe nei palazzi di giustizia, c'è la bomba... Mh, contro l'ufficio del rettore di Padova, e ci sono soprattutto le bombe del 25 aprile 1969 a Milano, che sono eh, nel gruppo delle preparatorie. Vengono messe alla fiera campionaria e vengono messe in una banca che si trova all'interno della stazione centrale. E sono piuttosto grossine: alla fiera campionaria fa parecchi feriti, eh, poteva essere una bomba pericolosa. Perché metterle lì? perché erano tipici obiettivi anticapitalisti, anticonsumisti, no? la Fila dei campionari, la banca, e potevano essere vissuti quindi come un'espressione di quei gruppi di sinistra, contestatori eh, che emergevano, che ovviamente avevano parole d'ordine contro il consumismo, contro il capitalismo e tutto. No? Quindi erano fatti per poter essere... Eh, attentati mimetizzati, ovviamente non erano, rivendicati, non erano rivendicati, ma questo consentiva di eh, sfruttarli per far paura nella gente e, e attribuire a quelle forze diciamo, contestatrici rivoluzionarie eh, quella catena di attentati che poi va avanti fino al 12 dicembre. Tra l'altro io, devo essere chiaro, eh, penso questo, che eh, gli anarchici a cui sono stati attribuiti quegli attentati dai primi agli ultimi non avrebbero eh, potuto fare quegli attentati organizzati nemmeno se avessero voluto. Non voglio con questo assolverli. Alcune bombette stupide e alcuni attentati li avevano fatti, magari contro la rinascente, avevano parole d'ordine assurde, però proprio per l'assurdità del loro comportamento e la mancanza di difesa dalle infiltrazioni che ci potevano essere, sono stati utilizzati come capo espiratori di un progetto che sarebbe stato comunque mille volte al di là delle loro possibilità. E allora adesso poi alla fine, vogliamo parlare di Mantova? Parliamo di Mantova. E guardate che in questa vicenda, io vi ho detto 25 aprile, no? poi si arriva al 12 dicembre quando c'è la strage, c'entra anche Mantova, però ve lo dico dopo. Vogliamo continuare. Ok, no, allora lei ha fatto bene a partire giustamente anche dalla sua esperienza personale, sì. no? di cui eh, tratta anche nel libro, e cioè proprio il fatto che per molti giovani, forse soprattutto giovani che magari avevano qualche anno più di lei, forse... Io, comunque, avevo 16, ecco, io ne avevo già, 16, però ero già abbastanza vivace. Ecco, però per molti giovani... Eh, quella, quella bomba è effettivamente un, un, uno spartiacque e viene vissuta e noi abbiamo anche tante testimonianze di giovani che ricordano benissimo quel giorno, ricordano benissimo la mobilitazione dei giorni successivi e sì, la vedono me proprio me come l'avvio di, eh, di un impegno, un impegno politico ma anche uno stordimento politico che poi gli avrebbe segnati nel, nel, negli anni successivi. E questo stordimento nasceva proprio anche da, questa, come dire, da questi obiettivi mimetizzati, no? cioè questi obiettivi che eh, non a caso erano scelti come eh, luoghi che potevano essere letti come luoghi del capitalismo e quindi come obiettivi naturali di un attentato di tipo anarchico. Quindi la banca o il Palazzo di Giustizia, eccetera, eccetera. Ed è proprio questo che disorienta. e Qui però si collega secondo me un punto essenziale di questa, di questa bomba, di questa strage, cioè qual è l'obiettivo di questa bomba, qual è l'obiettivo di questa strage, cioè è quello di attraverso diversi passaggi arrivare a un colpo di Stato o è quella di come dire, forzare verso una richiesta d'ordine nel paese, nel mondo politico e questo si collega a una questione centrale, cioè il livello dell'attentato. Cioè, nasce come attentato dimostrativo, nasce come attentato che ovviamente cerca e vuole la, la, la strage, ma vi sono finalità diverse tra gli esecutori materiali di questo attentato e coloro che possiamo definire i copritori, e cioè vi è da parte degli uni la, la prospettiva, l'esito finale desiderato, la fine. Dello Stato democratico, da parte degli altri invece una chiusura, ma senza arrivare ad una strage? Cioè, quella strage è qualcosa che segnala un, come dire, una strategia che sostanzialmente è saltata di mano? Il controllo su quell'azione c'era fino a un momento prima, ma poi è saltato? C'è una differenza tra le finalità degli esecutori e di chi ha coperto quella strage? Bene, facciamo ancora un passino indietro su quel 12 dicembre. Milano, ecco, ricordiamo che le bombe sono due, fra l'altro. C'è la strage in Piazza Fontana, 14 morti subito, che diventano 17, con i feriti che mancano, che muoiono giorni dopo, e c'è la bomba alla banca commerciale, che è una banca che si trova in. Che si trovava in piazza della Scala, no? quindi esattamente nel centro di Milano, dove c'è anche il municipio, dove c'è anche il comune. Questa bomba non esplode. E allora, quando il professore diceva stragi di Stato, eh, riflettiamo su questa circostanza: quel ordigno, che vuol dire una borsa con dentro un contenitore di metallo, uno di quelle. Piccole cassaforti di metallo con dentro i candelotti di esplosivo, con dentro i fili, con dentro il talmero, con dentro la sveglia, con dentro tutto. Cioè qualcosa che, se viene trovato, dà assolutamente la firma degli attentatori, perché è più facile ricostruire da dove arriva con tutto, con tutto, con tutto il materiale. Bene, quella bomba che non è esplosa viene fatta inopinatamente brillare. Da un procuratore della Repubblica in vena un po' di essere abbastanza di idee molto razionarie, eh? e viene fatta brillare, distruggendo così la Prova Principe. Eh, allora, certo, non c'era il DNA. Però, pensiamo, adesso è una riflessione che facevo proprio venendo in treno, e sono quelle cose che ti immagini che avrebbero potuto succedere e che non sono accadute. Eh, pensiamo a cosa leggiamo in questi giorni dell'omicidio di Chiavari di 30, di 30 anni fa. La ragazza Nadacella è trovata uccisa al di fuori di una, dello studio in cui lavorava e sulla base di alcuni reperti di DNA, come è stato anche in altri casi, cold case co, ehm, che vengono chiamati, è possibile a distanza di 30-40 anni risalire alla firma del responsabile, se quell'ordigno fosse stato ottenuto così come doveva essere, non solo sarebbe stato decisivo per la provenienza della borsa, dell'esplosivo, delle sveglie che servono per chiudere i contatti e tutto quanto poteva essere accertato subito, ma oggi sarebbe stato utilizzabile come una miniera dal punto di vista del DNA, eppure fu fatto, fatto distruggere. E questo è il primo passo no? che ci ha portato molti a parlare di strage di Stato insieme ad altre circostanze. Subito alcune commesse di Padova, di un negozio di pelletteria del centro, ricordano che cinque borse uguali alle cinque borse che sono state utilizzate per nascondere gli ordini nei due attentati di Milano e nei tre di Roma, vuol dire un'altra banca e vuol dire i due all'altare della patria, erano state comprate da una persona che conoscevano e di cui fattezze avevano previsto sul giornale. Questa persona, altro, non era che Franco Freda, il capo di Ordine Nuovo di Padova. Va un poliziotto, le sente informalmente senza neanche verbalizzare, chiedono di poter vedere delle foto, di essere sentite, questo poliziotto dell'ufficio fare riservati, che era diciamo una specie di servizio segreto civile dell'epoca, cioè della polizia, ha solo le fotografie di Valpreda e soci, non torna più, vengono lasciate da un canto e i testimoni importantissimi vengono quindi assolutamente non messe a disposizione delle indagini della magistratura. Questa vicenda delle borse verrà fuori solo tre anni dopo, quando ormai verosimilmente sarà troppo tardi per effettuare un riconoscimento. Si blocca subito l'indagine verso la pista... Nera Padovana, quindi Freda, Ventura sono nomi che credo conoscete, perché la pista è predeterminata sono gli anarchici di Milano di Roma, Valpreda e questi altri personaggi che peraltro avevano sicuramente qualche difetto se si sono fatti incastrare. Bene, eh, questi sono i discorsi che ci portano al concetto di strage di Stato, ma non solo della prima parte dell'indagine quando la pista nera comincia a partire. Si trovano le armi nella casa di Giovanni Ventura, che è il, il sodale di Freda. Si trova il fatto che Freda ha comprato poco tempo prima della strage 50 timer, che sono quelli che servono per chiudere i circuiti, esattamente uguali a quelli che sono stati usati nei cinque attentati. Ci sono delle preammissioni eh, di alcuni personaggi minori. Quando parte la pista nera, eh, vengono fatti fuggire due personaggi chiave. Guido e Giannettini. Come è quello raccomando. che viene chiamato in termini di gergo di servizi segreti e sfiltrazione. Guido Giannettini, l'uomo di collegamento diciamo, tra il SID, tra il servizio segreto militare e il gruppo di ordine Nuovo, viene fatto fuggire in modo che non si colleghino i due pezzi no? eh, operativo e statuale della vicenda. Viene fatto fuggire Marco Pozzan, che è un professore e faceva il. Custodi di un istituto per ciechi, era un uomo di Freda, probabilmente anche per le condizioni di salute avrebbe potuto crollare se fosse stato arrestato, invece con un passaporto falso del SID viene portato prima a Roma e, e poi imbarcato su un volo per la Spagna, che allora era un terreno sicuro in cui rifugiarsi perché era ancora la Spagna eh, del, ai tempi del generale Franco. Eh, questi, sono, questi sono i Guido Giannettini, informatore del SID, e fa l'altro di cui Andreotti negherà lungamente eh, che lo sia. E, 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 e Guido Giannettini teneva i rapporti proprio con il gruppo di Freda, praticamente indirizzandone l'attività. Questi sono i caposaldi che fanno individuare quello che è successo come strage di Stato. C'è però la domanda, forse più ampia, eh, cosa doveva succedere? Ecco, io credo che ci fossero due linee. No? Anche perché quando guardiamo questo mondo delle, della destra, dell'estrema destra, golpista, eccetera, non è che fosse un monolite, no? che fossero tutti d'accordo su tutti. No? Io credo che l'idea fosse proseguire su, eh, nella linea dagli attentati dimostrativi come vi erano stati fino in quel momento. Ricordiamo che ad agosto ci erano stati dieci attentati contemporanei su dieci, sulle carrozze di dieci treni. In un momento in cui 8-9 agosto, allora eh, molti andavano in treno, no? non in macchina, erano proprio i treni che potevano portare anche dei, delle persone, delle famiglie che andavano in vacanza, erano i tempi in cui si vedono eh, le famiglie che caricano le valigie o, oltre il finestrino perché si parte per le vacanze, dieci treni in contemporanea che danno l'idea di un'organizzazione ramificata in tante zone d'Italia e quindi fa paura una serie di attentati contemporanei nel momento massimo in cui dovrebbe... Dove ci dovrebbe essere tranquilli perché sono le vacanze. Ecco, c'erano probabilmente due linee: chi intendeva proseguire lungo questa linea di attentati dimostrativi che dovevano solo far paura per indirizzare la crisi politica e l'assetto istituzionale in un certo modo e chi invece ha ritenuto che fosse arrivato il momento buono per dare il colpo finale. La seconda. seconda questa seconda linea, che secondo me è quella degli elementi più oltranzisti, che sono stati diretti e materiali esecutori a Milano della collocazione delle due bombe, quella mancata e quella riuscita in Piazza Fontana, gruppo di Ordine Nuovo di Padova, quindi gli estremisti più legati proprio alle fasce oltranziste, hanno deciso verosimilmente di spostare in là le lancette dell'orologio di te, tentare una strage che sarebbe stata prodomica a una sollevazione militare, a un vero colpo di Stato, come è avvenuto in, in Grecia due anni prima. Mentre per l'altra linea probabilmente si doveva mantenere all'interno gli attentati dimostrativi. Io credo che queste fossero le due, le due linee, no? E c'era chi aveva pensato che invece la democrazia poteva essere abbattuta, con, con le vittime e che, fosse stato, eh, e che intervenisse subito dopo il mondo militare a mettere a posto le cose dopo la strage. Sono le due linee che c'erano. Io credo che gli ordinovisti che hanno eseguito materialmente gli attentati siano quelli che hanno appunto trasformato gli attentati dimostrativi nella strage. Sì, quindi è importante sottolineare questa questione dei cosiddetti depistaggi, no? che magari è un termine molto vago, ma che poi significa qualcosa di molto concreto, no? la questione, ad esempio, delle borse, dei, dei, delle borse o la, 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 la questione ancora più eh, quasi, ci, ci sembra quasi incredibile di far appunto fuggire in luoghi sicuri personaggi coinvolti. E poi vi sono tutta una serie di testimoni o di figure chiave che. A suo avviso sono state un po' eh, come dire, trascurate, su cui non ci si è concentrati a sufficienza, non sono state interrogate e talvolta non sono state neppure cercate no? con la dovuta attenzione. E c'è una figura che, che secondo me è importante, eh, magari di cui è importante parlare, eh, Gianni Casalini, no? con cui lei si è intrattenuto anche a lungo e che è forse è il primo che si possa definire un. Pentito, sì. ...diciamo così, ecco, della cellula padovana di, 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 di Ordine Nuovo e che effettivamente la vicenda di Casalini, che, che magari adesso lei può raccontare con, con, più, con, con maggiori dettagli, come dire, mette in luce da una parte un'azione di vero e proprio occultamento di informazioni, di prove utili per le indagini nel corso degli anni eh, 70, ma poi in una, in una fase successiva, molto successiva la sottovalutazione, eh, anche questa altrettanto preoccupante, dell'importanza che questa, questa persona avrebbe potuto avere per le indagini. Eh sì, prima di arrivare a Casarini facciamo una piccola storia di come sono andati i processi. Eh, il primo processo vede la condanna di Frede Ventura per tutti gli attentati. Che precedono Piazza Fontana, cioè quelli dei treni, alla fiera, quelli della Fiera Campionaria e alla stazione di Milano del 25 aprile, quello contro i palazzi di giustizia e così via. Ma la soluzione, diciamo, per insufficienza di prove è per la stage. Però già in quei processi c'è una paternità sicura di qualcosa. Il generale Manetti e il capitano La Bruna Manetti era il vice, vice direttore del SID all'epoca, vengono condannati per aver fatto fuggire quelle due persone che era meglio sottare di magistratura, e cioè Guido Giannettini e Marco Pozzan, all'estero. Quindi c'è già un blocco di responsabilità. Tutti gli attentati prima li ordino visti, la copertura e la collusione facendo fuggire eh, i possibili eh, eh, testimoni imputati per il vertice del SID. Poi si arriva alla seconda indagine che è quella che iniziamo noi a Milano, riapriamo noi negli anni 90. Eh, ricordate anche che era stato spostato il processo a Catanzaro, allora spostare un processo a Catanzaro non è come oggi, no? in cui in qualche modo Covid permettendo da un posto all'altro d'Italia si arriva. Per i testimoni, per i familiari delle vittime, per gli avvocati anche delle parti civili, andare da Milano a Catanzaro allora è un viaggio, no? è un viaggio. Era un momento in cui ci si, si metteva 10 ore ad andare a Roma da Milano, figuriamoci cosa voleva dire andare a Catanzaro, che ha creato un grossissimo ostacolo per, per le difese. Eh, c'è la seconda indagine che parte a Milano quando negli anni 90 certi muri cominciano a rompersi, c'è la caduta del muro di Berlino. Ci sono le aperture di alcuni, uh, di alcuni archivi dei servizi e a avere, cominciamo ad avere i primi collaboratori di giustizia. Sono due, Carlo di Giglio e Martino Siciliano. Mm. Questi però sono veneziani e ci raccontano con dovizia di particolari come il gruppo di Venezia avesse proprio la struttura logistica. Soprattutto la tecnica eh, di preparazione e di, di poter maneg di saper maneggiare gli esplosivi, tenendo conto che Carlo Di Giglio era proprio un tecnico degli esplosivi ed era il segretario del Poligono di Venezia. Collaborano in varie vicende che potete leggere nel libro e raccontano come questo gruppo, l'operativo militare del gruppo era Adelfo Zorzi, mm. praticamente ha, ha, ha agito insieme al gruppo di Freda. Perché non è che sono due cose che una esclude l'altra, si tratta di agire in sinergia. Anche perché per mettere delle bombe a Milano servono tanti uomini che intervengono entrando nelle banche, coprendo la piazza e facendo da autista. Il, e raccontano come il gruppo di Mestre Venezia, cioè quello di Delfo Zorzi, abbia agito unitamente a quello di Freda per compiere gli attentati. Di Giglio racconta che eh, poco prima della strage. Arriva la macchina con Zorzi, viene aperto il portellone, vede gli ordigni che devono partire prima per Padova e poi, caricando i padovani, partire per Milano ed è chiamato come tecnico a sistemarli, a controllare la sicurezza degli ordigni che devono essere trasportati e racconta tanti altri elementi che sono diciamo, molto importanti per la responsabilità degli uomini di Venezia. Li potete leggere nel libro, sono elementi che, raccogli, che racconta in prima persona. Succede, eh, succede però questo: che eh, per una serie di vicende che pure sono raccontate nel libro e sono anche un po' di scontri fra magistrati, perché non sempre i magistrati poi vanno molto d'accordo. Eh, insomma, avete visto anche in questi anni che alcune volte eh, anche noi non siamo tutto oro che luccica, insomma. Per cui in, a Milano sulla strage di Piazza Fontana. Gli scontri fra magistrati, di cui sono stato un po' vittima, hanno portato a diminuire le possibilità di avere una verità completa. E qui poi parlerò di una cosa che purtroppo la, la Procura doveva fare e non ha fatto e che ha condizionato l'esito del processo. Insomma, alla fine di questa vicenda, del secondo processo, però eh, Zorzi e Maggi vengono assolti in appello dopo una condanna in Ergastro, Ergastro in primo grado e la sentenza diventa definitiva nel 2005. Allora si può dire, allora non ci sono colpevoli. Non è propriamente così. Nei confronti di Carlo Di Giglio, l'armiere del gruppo, quello che maneggiava gli esplosivi, quello che eh, controllava che funzionassero e che non esplodessero in mano agli attentatori, le corti d'assise hanno dichiarato non doversi procedere per prescrizione. Perché prescrizione? Voi direte, per una strage prescrizione. No, prescrizione perché... La legge prevede che in caso di collaborazione il tipo di diminuente porti in certi casi alla prescrizione del reato e quindi alla non punibilità. Quindi le sentenze hanno detto Di Giglio è colpevole perché ha preparato gli ordini, però non può essere punito perché ha collaborato. Invece gli altri, quelli che lui ha indicato come gli autori, insieme a lui come Zorzi e gli altri c'è stata la soluzione anche se per una sorta di insufficienza di prove però la dichiarazione di responsabilità di Digiglio è la dichiarazione di responsabilità definitiva di quel mondo per quella strage perché Digiglio era il loro tecnico degli esplosivi non solo ma la sentenza di Milano che pur assolve dice bene noi non possiamo arrivare a poter dire diciamo che Digiglio è colpevole le persone di cui parla non abbiamo prove definitive per la lontananza nel tempo, dei fatti, per tante cose che sono avvenute. Ma eh, dobbiamo dire anche che se con le prove di oggi Venissero processati nuovamente Fede Ventura, cosa che non è possibile perché non si può processare le persone due volte. Dovrebbero essere sicuramente dichiarati colpevoli perché le, le, le prove che si sono aggiunte nel corso del tempo, anche con le dichiarazioni di Digilio, rovescerebbero quell'affermazione di assoluzione per insufficienza di prove che c'è stato al termine del processo di Catanzaro. Quindi praticamente le responsabilità vanno un po' in crescita. Ogni volta si trova qualcosa di più e ogni volta la paternità di quello che è avvenuto è sempre e sempre più certa. E poi arriviamo a eh, scoprire quella cosa, quel luogo che ha determinato eh, l'assoluzione di Maggi di Zorzi nel processo milanese. E questo è il famoso casolare di paese. Vuole dirne qualcosa a lei, professore, prima che io no, parli di? No, io volevo paese. tornare su Casalini, sì. che mi sembra anche una, una questione piuttosto inquietante, sì. sia di come appunto vengano sì. messe da parte le informazioni che questo allora, che questa persona ha Allora, Benissimo, Gianni Casalini era un componente del gruppo di Padova di Fried Aventura, è una persona abbastanza dimessa, con dei forsi problemi diciamo, di nevrosi, di timidezza, e certamente non era particolarmente portato, a differenza degli altri, alla violenza. Ora accade questo, che eh, nel, eh, viene trovato un appunto quando il generale Maletti, raggiunto da dalle accuse per aver già fatto fuggire Giannettini e Bozzani, viene sottoposto per un'altra vicenda, che è quella del, delle tangenti per il petrolio libico, a perquisizione. Viene trovato un appunto manoscritto, che io riporto nel libro, che si chiama Caso Padova, in cui c'è scritto: eh, Casalini a Padova comincia a parlare. Vuole scaricarsi la coscienza, a chiudere la fonte. Ora è un documento sorprendente perché, se una persona all'interno di un gruppo eversivo, proprio eh, questo documento del 75, proprio mentre l'indagine è in corso, vuole parlare, si ritiene che funzionari dello Stato italiano cerchino in tutti i modi di facilitare il fatto che parli, che collabori, in modo che poi si presenti per verbalizzare quanto sa la magistratura. Viceversa, chiudere la fonte. Eh, si viene a scoprire infatti che eh, il Sid di Padova, su comando del Sid centrale, cioè del generale Manetti, eh, effettivamente ha iniziato un rapporto con Casalini che ha dei rimorsi di coscienza perché in parte ha, ha agito negli attentati, in parte ha saputo è una persona che è stata coinvolta al di là della propria volontà e della propria decisione di compiere atti di questo genere. Che è entrato in contatto con questo componente del gruppo di, di Freda che si è rivolto a loro, ma che a un certo punto riceve l'ordine di sganciarlo, cioè di dire guarda, anche se vuoi collaborare noi non ne vogliamo sapere. Eh, basta, ti licenziamo e non farti vedere più. È impressionante questo, è impressionante perché quando succede questo, che addirittura dopo le sentenze, Dopo le sentenze del 2005 di Assoluzione, eh, io ricevo una lettera, ricevo una lettera eh, in cui c'è scritto: Sono Gianni Casalini, vorrei vederla. Mi trovo in un ricovero per anziani a Padova e voglio dire in sostanza quello che non mi hanno fatto dire allora. Allora io, ed è la, una delle basi di questo libro, no? Il racconto del nostro eh, rapporto con Gianni Casalini, che io avevo già sentito come teste molti anni prima, ma allora non era ancora pronto a dire quello che aveva fatto e quello che non gli, era gli era stato imp impedito di raccontare, lo sento moltissime volte e racconta tutta la storia del gruppo di Ordine Nuovo di Padova. Racconta per la prima volta. Eh, per la prima volta c'è la confessione da parte di un componente del gruppo della materiale esecuzione di due degli attentati della serie e sono proprio quelli del 25 aprile alla banca alla stazione, manca la stazione alla fiera campionaria. Racconta come si riuniscono nella libreria di Freda a Padova, racconta come vengono divisi i compiti e come lui e un altro del gruppo che si chiama Ivano Toniolo. Partono la mattina con due borse e arrivano, anzi al pomeriggio, arrivano a tarda sera a Milano, alla stazione centrale che è affollata di gente. No, pensate la stazione l'8 agosto, no? 40, 50 anni fa, pensate che movimento che c'è. Si fermano finché. Eh, sono individuati due treni che devono colpire, salgono, mettono le due bombe sugli stapuntini dove ci sono le valigie ehm, due, su due treni diversi e poi si allontanano, una delle bombe esplode e uno no. Per cui ma non solo questo, ma Casalini racconta, noi abbiamo, io sono stato coinvolto per agire a Milano perché c'erano dieci attentati da fare. E fra l'altro, dieci attentati comportavano l'utilizzo di molte persone. Io, anche se ho l'ultimo che non era troppo disponibile a queste cose, ho avuto l'ordine personalmente da Freda di andare a Milano con Toniolo a collocare queste bombe, mentre altre otto sarebbero state messe nelle più diverse parti d'Italia. Poi racconta eh, di tutto eh, una serie di episodi legati proprio alle basi che il gruppo aveva, e alla fine racconta come. Poche settimane prima del 12 dicembre si eh, ammala, però viene a sapere, dall in... rimane in ospedale per circa un mese, però viene a sapere all'interno del gruppo, eh, dalle confidenze che riceve, che effettivamente la strage di Piazza Fontana, mediante i timer comprate da, da Freda, è stata commessa da loro. In pratica avevamo un testimone assolutamente attendibile e assolutamente... Mh, colto effettivamente da rimorsi di coscienza, l'unico che potrei dire, un pentito, ormai è molto anziano, quando ha scritto sapeva che non, non avrebbe vissuto molto, ma voleva raccontare assolutamente l'esperienza che aveva vissuto in quel mondo. E quest'uomo che se fosse stato sentito e utilizzato come collaboratore durante il processo, avrebbe cambiato la sorte dei primi processi, invece nella di, eh, direttiva di Manetti che abbiamo trovato in quel foglio manoscritto a casa sua nell'80 quando fu perquisito, doveva assolutamente essere messo a tacere. E' questo che ci dà il senso, non, non, voglio farmi capire, non che lo Stato abbia ordinato le stagie, questo non, non, non si deve pensare questo, no? ma che prima che avvenissero gli attentati eh, si sia lasciato che avvenissero. No? perché facevano comodo a una determinata linea politico-istituzionale che insomma, in qualche modo beneficiava di questa situazione di tensione. E dopo che sono avvenuti si è fatto in modo che... I veri autori non fossero scoperti perché nel caso che fossero scoperti potevano rivelare quali erano state le, le collusioni, le, i favori reciproci che erano avvenuti prima. Ho reso l'idea, direi, di questa, di, questa, di questa dicotomia. E, e per questo eh, è stato tanto difficile arrivare alla verità. Io in questo libro racconto la storia di Casarini che addirittura noi abbiamo avuto, ripeto, a partire dal 2010, quando tutte le sentenze erano state celebrate, quando c'era stata la Cassazione, no? è una verità postuma. È una verità che in un certo senso è amara, perché rimane, rimane in un libro. No? Eh, rimane in un libro mentre sul piano giudiziario è andata come com com sapete. Però credo che sia importante che oggi possa essere scritta. E poi magari parliamo con le casolare di Paese e me lo dica due parole lei. Sì, no, io e penso... poi parliamo anche di Mantova, perché Mantova sì. è la notizia nuova che vi posso dare, perché anche Mantova c'entra, non pensate di essere così periferici da non c'entrare niente. No, la, 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 la vicenda di Casalini... <ride> effettivamente penso che è impressionante, è impressionante e, e all'interno del libro forse sia anche il contributo, diciamo così, dal punto Lui di vista c... storico, eh, la, la, la differenza tra verità giudiziaria e verità storica sì. sta proprio qua, no? i processi sono chiusi ma questa vicenda è stata ricostruita dopo, dopo, e, dopo. ed è oggi a disposizione di, della, tutti, del, di, di tutti, della conoscenza e, e, e delle ricerche storiche ed è effettivamente impressionante, un po' una doppia occasione mancata, no? Quando è stato occultato eh, precedentemente e eh, volontariamente dal generale Maletti e eh, chiusa questa fonte informativa e quando poi si sarebbe potuto approfondire ultimi anni, negli sì. ultimi anni in maniera, in maniera nuova. E, eh, sul casolare, io eh, la, la, la lascio, illustrare, lascio illustrare lei la questione del casolare, però collegata al casolare c'è poi la questione di un, un elemento centrale per un attentato come, di questo genere e cioè l'esplosivo. La questione dell'esplosivo che va ovviamente come dire, preparato, lavorato, eccetera, ma bisogna anche procurarselo, no, questo esplosivo. E proprio sempre tornando al generale Maletti in un colloquio del 2012 se non sbaglio in Sudafrica dove lui sì. si è rifugiato ed è rimasto una quarantina d'anni credo. Eh sì perché eh, Maletti è morto l'anno scorso eh, esatto. e quindi è rimasto più di 40 anni. Più di 40 anni <coughs> e, e, in cui sostanzialmente conferma e, e spiega come mai era stato scaricato Casalini no? perché stava parlando troppo e dice qualche cosa anche su questo esplosivo. E cioè questo esplosivo sarebbe di provenienza, diciamo così, americana, cioè proverrebbe da un deposito dell'esercito americano in Germania, una base americana in Germania, passato, arrivato in Italia attraverso, attraverso il Brennero. E eh, ecco su questa questione mi chiedere, le chiederei di approfondire, perché poi è collegata anche con la questione del casolare, dove questo esplosivo veniva, veniva lavorato. Ecco, c'è un coinvolgimento, eh, diciamo così, esplicito e consapevole eh, di parte delle istituzioni militari americane? Questa è una domanda veramente cattiva. cattiva. Io quindi per il momento la evito un po' e parlo del casolare. Ecco. Allora, eh, la vicenda del casolare di Paese, che a voi probabilmente non dice niente, Paese è un Paese che si chiama Paese ed è, ed è alla periferia di Treviso, è la seconda vicenda incredibile che dimostra come la verità anche nei processi era portata di mano ed è sfuggita per un pelo. Una è la vicenda di casalini, l'altra è la vicenda del casolare che è tutta scritta qui. Io vi la sintetizzo per dirvi come qualche volta la disattenzione anche dei magistrati. Fa carollare tutto un lavoro che, do, che deve essere portato fino alla fine, praticamente ci si ferma quando la palla è già in rete. No? Carlo Di Giglio, il pentito di Odio Nuovo, armiere, logistico, si occupava di esplosivi, era quello che, tra l'altro, non si faceva vedere politicamente, non è che andava in corte o alle manifestazioni, era quello che si chiama tecnicamente quadro coperto, cioè quello che viene utilizzato solo per le operazioni materiali. Ma la cui ideologia la cui, che non ha attivismo all'esterno politico, perché serve appunto per, per quell'operazione, racconta che tutti i vari tipi di esplosivo, quindi dalla Gilignite all'Ammonal, compreso poi eh, diciamo, i detonatori, le lemicie, i timer, oltre che le armi, venì, era stato, veniva stipato in un casolare che si trovava nei pressi appunto di paese. E in cui eh, veniva portato da Ventura o da Zorzi quando era necessaria la sua collaborazione per sistemare o dell'esplosivo o delle armi, perché loro non erano in grado personalmente di farlo. Era proprio un deposito, c'era addirittura una mitragliatrice, e da lì partivano. C'erano tanti tipi di esplosivo, e da lì partivano. Eh, C'era diciamo, la preparazione e partivano le bombe pronte per gli attentati, ad esempio quelle 10 per i 10 attentati dell'8 agosto 1969 a Milano, di cui due sono finite poi a Padova in mano a Casalini. Ora, Digilio eh, racconta, racconta i vari accessi e dice: sta, Stava a paese, ovviamente fuori in campagna, perché doveva essere un, posto, un luogo non visibile, no? in cui si poteva lasciare le cose in deposito senza avere paura di occhi indiscreti. Allora è una zona molto di campagna e stava là dietro e racconta dove più o meno nella zona di campagna dove era. Si cerca, si cerca, si cerca, il casolare non si trova. Cioè non si trova un casolare che corrisponda alla sua descrizione. Purtroppo in appello a Milano, quando ci fu la soluzione di Zorzi che ha fatto tanto scalpore, la eh, sentenza ha motivato, io questo capisco che, non, che si possa eh, in un certo senso. Eh, giustificarlo. Eh, le, la, la chiave di tutto stava in quel casolare, di Giglio aveva il riscontro in, nella, nel, nel, nel fatto che si ritrovasse o meno quel casolare dove c'era tutto quello che serviva per, per gli attentati e il casolare non è stato trovato. Questo indebolisce la credibilità e quindi in sostanza Zorzi, Zorzi e Maggi vengono assolti, riducendo la cosa ai minimi termini. La cosa sembra chiudersi lì, io però non, non sono convinto. Non sono convinto. E insieme a un ispettore di polizia che aveva seguito queste indagini, rivediamo un attimo gli atti. No? Tenete presente che eh, questa parte di atti era stata acquisita dalla Procura, non da me. Io ho giudice istruttore all'epoca, c'era una, una, do, diciamo, una doppia attività, adesso il giudice istruttore non esiste più da tanti anni. La Procura aveva acquisito a Catanzaro tante copie, del primo processo per vedere se c'erano degli elementi di riscontro al racconto di Digilio. Poi li aveva messi lì e non li aveva più guardati. Dopo la sentenza definitiva di assoluzione, quindi dopo la delusione, andiamo a rivederli, Qui, eh, poi il racconto è in questo libro. A un certo punto salta fuori, tra queste fotocopie, l'agenda di Ventura, del 1969. Era Ventura soprattutto che portava Digilio nel casolare. La si scarta bella e si vede scritto di Giglio, paese, paese, paese. Allora è vero. ma c'è di più. C'è un nome, Sbaiz, Sbaiz è un tipico cognome veneto, no? Sbaiz, paese, Sbaiz. La sensazione è questa, che sia l'avvocato che si occupa dell'affitto del casolare, perché eh, soprattutto a quei tempi, no, quando i livelli così di situazioni di campagna, se dovevi affittare un casolare da un, da un, da un piccolo proprietario agricolo c'era sempre un avvocato che faceva l'intermediario per i contratti, per queste cose. Andiamo a cercare, l'avvocato Sbyte esiste, andiamo a cercarlo, è vivo, andiamo a sentirlo e ci racconta. Eh, Scusi, ma lei conosceva questo signor Ventura, si è occupato... Do... Eh sì, certo, certamente è, è il mio mestiere. Io conoscevo dei grossi proprietari che avevano varie proprietà sparse, quasi in forma di, di castello, e avevano tanti campi con dei casolari, e un certo giorno, in quegli anni, 67-68, ho fatto il contratto, non mi occupavo di loro beni, per eh, affittare a questo Ventura un casolare. E dov'è? E lì, Andate, eh, vi faccio vedere dov'è, ci porta, questo casolare c'era, Purtroppo non era stato trovato nei sopralluoghi, era esattamente nella zona di cui parlava Di Giglio, solamente ristrutturato adesso, no? era diventato, potete immaginare, non so, da casolare a quasi bed and breakfast, no? Perché comunque il contratto è qua, Ventura, eccetera. Esattamente come lo descrive lui, e ci racconta che esiste e ce lo fa vedere. Non solo, ma dice: ma guardate, se a voi interessa, io ho avuto anche un problemino. Perché quando i padroni di queste terre eh, insomma, andavano sempre un po' a vedere se l'inquilino si comportava bene, soprattutto di ascendenza agricola, non è che si fidavano tanto di, di cosa ci facevano, no? questo fa parte un po' della mentalità dell'epoca. Un giorno è andato a vedere, quando, quando veniva a mente Ventura solo per gli affari suoi, con un'altra chiave è andato a vedere. Appena entrato ci ha trovato un sacco di armi e corso da me e mi ha detto: Guardi, ma a chi abbiamo affittato? È diventato un deposito. Poi, in qualche modo, poi dopo un tempo sono andati via e la cosa è la cosa morta lì. Allora, provate a pensare: questo è raccontato nel libro, che se fosse stato dato un'occhiata un pochino migliore a quell'agenda, a quell'agenda di Ventura che la procura. Aver fotocopiato insieme ad altri atti proprio per trovare anche nei vecchi processi i riscontri e le dichiarazioni vent'anni dopo di Digilio, l'esito del processo sarebbe completamente cambiato, li avrebbero condannati. Purtroppo c'è stata, lo dico perché è giusto dirlo, ma lo scrivo anche apertamente, non ci sono problemi, nessuno mi ha mai contestato su questo: manchevolezze e disattenzioni eh, di magistrati che hanno fatto in modo che questo processo, questa indagine che è arrivata praticamente al porto, no? fallisse per l'incapacità di, di trovare il riscontro definitivo, oggettivo, insuperabile, che noi, io, eh, il libro è stato scritto da me e da Andrea Ceresini, che è un giornalista d'inchiesta, che poi abbiamo trovato peraltro verso in un'attività nostra di, 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 diciamo, di attività di inchiesta, no? anni dopo purtroppo quando ormai... Per l'attività giudiziaria il fischio dell'abito aveva eh, suonato il finale della partita. Tutto è scritto eh, ed è questo che poi conferma una volta di più che la pista che si era seguita era giusta e che gli attentatori erano proprio loro coperti poi in varie situazioni da uomini degli apparati dello Stato. Bene, allora lasciamo intanto da parte gli americani... E parliamo di Mantova. <ride> sì, parliamo di Mantova allora la lascio parlare di Mantova, e dopo le faccio un'ultima domanda... Sì, allora parliamo di Mantova... Sì, perché ok, abbiamo 20 minuti. Allora parliamo di Mantova perché io non credo che sappiate che da voi è successa una delle prove della strage. Allora, eh, c'è una un militante di Verona che anche lui dopo la, fine delle, dopo la fine dei processi decide di collaborare, si chiama Gian Paolo Stimamiglio e era amicissimo di Ventura con cui aveva condiviso l'esperienza del liceo presso una scuola di Gesuiti, mi sembra. Erano proprio legati da rapporti familiari strettissimi. E si inizia a collaborare con i magistrati di Brescia dopo la fine del processo di Milano, quindi anche qui le cose che arrivano tardi purtroppo, parliamo quindi del 2008, 2009, 2010. Questo eh, militante era una persona, anche lui un po' come Casalini, sostanzialmente che era stato alieno da partecipare alle meccanismi più operativi, più un intellettuale dell'epoca, che però ovviamente gravitava, militava, aveva compiuto in realtà poche azioni, ma aveva saputo tutto quello che era successo nei gruppi, Veronese che era molto importante, che in buona parte è rimasto non toccato dalle indagini, e in parte padovano. Allora, racconta che eh, quando viene reclutato molto giovane da un militante veronese, che è il famoso paracadutista, cioè quella persona che si aggiungerebbe al comando che ha operato a Milano e che però non è né di Padova né di Venezia, ma di Verona, anche se gravitava molto su Mantova, dove aveva molte amicizie gli chiede di fare un attentato. Questo attentato è un attentato dimostrativo che deve servire però a preparare i nuclei che devono operare in, in un momento successivo. Eh, Stiva Miglio non partecipa perché ha solo 17 anni, eh, dopo una lunga incertezza capisce che spostarsi da Verona di notte per fare l'attentato lo metterebbe molto a rischio e non lo fa e dice: Lo fanno il paracadutista insieme ad altri tre militanti di Verona che eh, lui sovrintende mentre operano. Allora diciamo: Ma che attentato è questo di Manto? E lo troviamo. Allora, l'attentato di cui parla Giampaolo Stimaniglio, e poi vi spiego perché di sicuro diceva il vero, è avvenuto il primo maggio 1969. Alla sera. In Via Agnelli che vuol dire eh, Piazza Cavallotti, penso, no? Ecco, in danno di un negozio di alta moda che si chiamava Fanny, aveva parecchie, parecchie vetrine anche. Viene messo un chilo di esplosivo. Lo sto vedendo il rapporto dei, della questura dell'epoca che causa notevoli danni, distrugge praticamente il negozio, distrugge quasi una macchina che era parcheggiata davanti, i vetri di tutto intorno, e addirittura distrugge la insegna dell'albergo Italia che c'era allora in quella via, magari non esiste più. Quindi un attentato non da poco. E di, che non viene rivendicato, non si saprà mai la, eh, la ragione, ma effettivamente è avvenuto così come racconta Stimamiglio. E lui spiega, attenzione, questo attentato serviva per preparare gli uomini e eh, serviva, andava comunque bene un negozio di lusso perché al limite succedeva qualcosa, poteva sembrare il solito obiettivo anticapitalista, anticonsumista. Eh, ecco. E la data 1 maggio è molto importante perché è proprio il momento in cui sono appena iniziati gli attentati di prova. 25 aprile, vi dicevo a Milano, i due, i due alla fiera e alla stazione, e tra l'altro. Come il 25 aprile era una data simbolica, allora era anche il primo maggio. Il primo maggio poteva essere inteso come un'azione violenta di chi voleva sostenere qualcosa nel campo del lavoro e quindi colpiva un negozio di lusso che all'epoca quelli che vendevano pellicce e queste cose. Allora, in sostanza, la preparazione eh, di Piazza Fontana è cominciata con attentati di prova, uno dei quali c'è stato anche qui. Noi andiamo a cercare gli atti vecchissimi di, di, di processi di quell'epoca e troviamo la testimonianza di una ragazza, la quale racconta che aveva iniziato una relazione sentimentale eh, con ehm, questo soggetto di Ordine Nuovo di Padova, sempre del gruppo di, di Verona, sempre legato a Digilio e, a, e a, diciamo, ai, ai, ai veneziani e ai padovani, il quale. Eh, un giorno eh, le dice vieni a vedere a Mantova che ti faccio vedere una cosa che ho fatto, le fa fare un giro, la porta, sono passati pochi giorni, e ci sono ancora le tracce dell'attentato che è avvenuto in Viagnelli. Non solo, ma questa persona, che è un personaggio centrale della nostra storia nel libro, che chiamiamo il paracadutista, perché faceva veramente il paracadutista e tra l'altro veniva qui anche nei poligoni della zona, eh, dice la ragazza quando è successa la strage di Piazza Fontana lui ha, non è venuto per qualche giorno e poi mi ha detto che era stato a Milano. Seguono nei suoi confronti pesantissime minacce. In sostanza quello che eh, ci racconta Stima Miglio su questo attentato di prova era vero. Anche a Venezia fanno attentati di prova. Eh. Per esempio si parla, lo leggerete a novembre prima della strage, c'è un grossissimo. Una due grosse bombe che vengono messe dal gruppo di Zorzi a Trieste e a Gorizia no? e in cui proprio contro una scuola slovena e a un cippo di confine proprio per provare l'operatività del gruppo perché bisogna come dire, accertarsi che tutti riescano a tenere i nervi saldi in situazioni del genere, comunque, questo attentato di Mantova, sconosciuto. Per quanto riguarda gli autori era avvenuto così come racconta Stima Miglio e quello che dice Stima Miglio sull'autore paracadutista è esattamente quello che diceva la ragazza inascoltata 50 anni prima, il cui verbale poi finisce nel nulla perché allora gli elementi erano pochissimi. Questo per, per dire un po' come tutto si tiene no? in, questi, in questi contesti, come pian piano si è ricostruita un intero scenario, anche al di là dei processi, che è uno scenario che diventa ormai indiscutibile. E vuole sapere dell'esplosivo e degli americani. Le vuole proprio sapere. Magari una battuta, dai sì. Allora, eh, non so, io ho difficoltà a entrare in quella mh, eh, confessione del generale Maletti che ammette che poi le cose sono andate così come è, com è scritto, circa il fatto che parte dell'esplosivo provenisse dalla Nato. Io non sono molto convinto di questa affermazione. Nel casolare avevano tutti gli esplosivi avevano un emporio, no? un supermercato di tutti i tipi di esplosivo che potevano servire. Poi alla fine non crediate che per mettere la bomba sotto il tavolo in Piazza Fontana servisse una specie di bomba atomica, eh? voglio dire, con un po' di gelinite e un po' di tritolo eh, è stata messa sotto il tavolo che si è, ha fatto un buco grande, insomma ha ucciso tante persone, non c'è bisogno delle bombe mh, così di carattere. Eh, con esplosivi di carte militari potentissimi per uccidere le persone in quel modo. Eh. Io penso che quella di Maletti fosse più una, una specie di metafora, che lui dicesse guardate che c'entrano gli americani, no? gli americani erano a conoscenza o, o qualche volta colludevano con questo gruppo nel Veneto, che è esattamente quello che dice Di Giglio. Di Giglio, oltre a fare l'ordinovista, oltre a fare il tecnico degli esplosivi per il gruppo che, di cui faceva praticamente la, il lavoro sporco, ricordiamo che racconta per filo e per segno: anche qui c'è un po', ma non se ne parla tanto perché c'è delle sentenze. Faceva l'informatore delle basi americane. Le basi americane in Veneto erano ovviamente molto importanti, perché il Veneto era la terra più di confine rispetto al, al patto di Varsavia, no? Nell'est, e quindi poteva essere investito per primo in un eventuale conflitto. Quindi le basi di Padova, di Verona eh, erano sia americane sia del patto atlantico. Lui praticamente si rapportava con ufficiali americani per eh, avere da loro notizie e informarli delle loro attività. E c'è tutto un racconto sul fatto in sostanza che avesse una doppia veste, di odio vista e di informatore degli americani. E racconta quindi anche perché suo padre. A sua volta, durante la guerra, era stato un agente dei servizi segreti americani. Era un militare della finanza che poi ha lavorato con gli americani per tanti anni, fino a quando è morto. In sostanza, non si vuole dire che eh, gli attentati venissero decisi o ordinati dall'estero, ma che, eh, grazie a questo doppio ruolo eh, di persone come Di Giglio, venisse eh, monitorato quanto stava succedendo e in sostanza, come per i nostri servizi anche per quelli stranieri, per le forze del patto atlantico, il fatto che ci fosse una serie di attentati che si pensava che sarebbero rimasti magari solo dimostrativi e tali da creare comunque una situazione di paura e quindi una richiesta di ordine e di sicurezza, in qualche modo favorisse la politica di mantenere l'Italia in un momento molto accidentato come 1968-69 con il centro-sinistra, le scissioni il governo Roma, eccetera all'interno di un quadro conservatore che andava bene alle forze del patto atlantico questo sempre perché si vedeva che qualsiasi forza più a sinistra potesse essere un eventuale complice di quelle forze del patto di Varsavia di cui si temeva che accendessero lo sconto in Europa ho fatto una sintesi di politica internazionale in due battute ma penso che mi avete capito, quindi non Penso a ordini, ma penso a una... Io nell'ordinanza avevo usato questa espressione, vediamo se me la ricordo, era sì, osservazione senza repressione. Cioè tu fai, vengo a sapere, chiedo di Giglio Caucius, ti lascio fare mm. e non ti blocco. E non ti blocco perché tutto sommato quello che tu fai in fondo a me sul piano politico nazionale e internazionale serve. Questa è la mia interpretazione. Insomma. No, c'è tempo, professore, per un'ultima, se vuoi, velocissima domanda, poi facciamo le conclusioni e ringraziamo. Bene. No, volentieri. L'ultimissima domanda, allora abbiamo visto come ci sono parecchie pagine amare no? in questo libro, no? De, da, dalle, dai depistaggi mancano ma le manchevolezze, eh, i ritardi, prove che arrivano a tempo ormai scaduto. Sì. Secondo me la parte forse più amara di tutte... È un po' quella finale, diciamo così, cioè è, è il ruolo negativo nell'ultima nell istruttoria che, che, che ha giocato uno scontro, una rivalità, adesso non so come definirla, tra magistrati, tra Milano, Venezia, anche all'interno degli uffici di Milano, che ha finito per eh, diciamo, non far bene a quel processo e forse anche comprometterne eh, l'esito. Scontri personali, anche forse carrierismo, forse anche... Eh, non so, appartenenze a correnti, poi anche vicinanza un po' malsana tra giornalismo e, e, e magistrati. Ecco, le chiederei soltanto un ultimo commento su questa parte che forse è quella che l'ha anche molto più coinvolta dal punto di vista personale. Sì, visto che vuole proprio farmi parlare di magistrati a tutti i costi, però parlo anche, di un, accendo nel libro un'altra una, un storia che è dell'epoca non è del mio ambiente a Milano quando ho lavorato, che è quello del magistrato latitante. Quella è una storia assolutamente, ah, certo. veramente... Allora, nel gruppo di, di, di Freda c'è un, una persona che si chiama Ivan Biondo, Ivan è un soprannome, in realtà si chiama Nico, eh, Giovanni, che nel momento in cui partono le indagini sulla pista nera, ha passato il concorso di magistratura. E sta per essere chiamato perché c'è un, un lasso di tempo tra quando vinci il concorso e quando poi entra in servizio e perché ci sono delle pratiche burocratiche. Quando i magistrati, voi ricordate probabilmente i nomi eh, Stitz, Calogero che scoprono la pista nea, eh, raccolgono la testimonianza di una persona che racconta come questo signore, questo biondo, si trovasse a Pescara in un albergo proprio giorno, insieme alla moglie, nel giorno, nella notte in cui viene messo, vengono messe due delle bombe delle 10 su, su due treni che partono da Pescara. E come viene a sapere, adesso non ve la faccio breve, ma in sostanza che eh, la confessione è che è stato proprio lui insieme alla moglie a metterle. Inoltre questo personaggio risulterebbe quello che nella sua casa aveva un... Um, Praticamente avvengono le riunioni preparatorie e la catena dei attentati, già dalla primavera. Allora i magistrati di, di Padova lo chiamano come indagato per un meto libero, lui nega, dice, eh, tra l'altro Freda era stato addirittura padrino di battesimo di suo figlio, dice sì ma qual è stata una cosa così, vabbè insomma è difficile che uno lo faccia, chiami, stava, eh, il mh, battesimo si svolge tra l'altro dalle parti di Venezia, così chiami Freda perché non, chi, non, sai, non sai chi chiamare il battesimo di tuo figlio. Allora, sta di fatto che la situazione diventa brutta per lui. No? I magistrati forse giustamente hanno un attimo di esitazione, no? un attimo di esitazione perché devono decidere il pubblico ministero, il giudice istruttore cosa fare. Sostanzialmente lo, dicono, la riconvochiamo, ma lui capisce che sta per essere arrestato Questa persona che si chiama Punto Biondo, che ha vinto il concorso di magistratura, ecco, esce dall'ufficio dei, dei magistrati di, di Padova capisce che potrebbe essere arrestato per associazione sovversiva, quantomeno per gli attentati, e scompare. Scompare e va in Spagna per quattro anni. Non per quattro anni. Dove c'è un regime che gli consente... Va con gli altri latitanti del gruppo, perché tutti quelli che si sono salvati sono scappati in Spagna. La cosa curiosissima è che, tor è che torna in Italia... Dopo quattro anni e mezzo, va a vivere a casa dei genitori ed esce solo di sera, in modo che sì, a quel punto era stato emesso in matto di cattura per partecipazione agli attentati. Allora, eh, poi eh, Casalini, eh, quando dice sì, sì, questo certo l'attentato di Pescara so benissimo che l'ha fatto, fatto lui, vi racconto. Anzi, era un operativo abbastanza attivo, si occupava di armi, di fare propaganda anche nelle caserme, era un componente del gruppo di un certo peso. Gli attentati di Pescara, le armi, eccetera, eccetera, eh, quindi era assolutamente evidente che i magistrati di Padova avessero, anche qui lo sappiamo, eh, con 25 anni di ritardo. Ma eh, avessero visto giusto e fosse giusta l'impostazione che noi e loro avevamo seguito. La cosa curiosissima. È che eh, questa persona, questo magistrato, a un certo punto, quando Catanzaro, va il processo a Catanzaro eh, c'è un molto rallentamento, lui imputazioni non di i minori, sostanzialmente viene poi sciolto. Viene poi sciolto il Tordini e, e esce dal nascondiglio, no? perché a quel punto non è più in Spagna, latitante con i terroristi, ma a casa nascosto, a casa dei genitori. Esce dal nascondiglio e chiede di essere messo in servizio. Ma è bello che viene messo in servizio, io poi voglio dire, sarà stato un bravissimo magistrato, non voglio mh, inferire sulle persone a tutti i costi. Però la cosa curiosissima è che entra regolarmente in servizio come ex latitante e finisce la sua carriera qualche anno fa in Veneto, ecco. Per dirvi quelle cose incredibili. Come che sono... magistrato di Cassazione, se non sbaglio. Come magistrato di Cassazione. Dopo quattro anni di latitanza nella Spagna franchista, se non altro. In cui, voglio dire, un magistrato che scappa dai suoi colleghi e si rende latitante, cioè, è quanto, è quanto di più, è uno simolo vivente, no? è una contraddizione vivente. Ecco, non, è come parlare di un macellaio vegetariano, cioè, voglio dire, non, non, non può esistere. E poi l'ultima cosa, allora, mi fa dire a tutti i costi, quella dei magistrati. Allora, guardate. Io ho iniziato come giudice istruttore queste indagini negli anni 90, quando è esploso tra l'altro il caso Gladio. Quando è caduto il muro di Berlino, quindi, in un momento in cui si è aperta una possibilità per riaprire indagini che sembravano, ehm, diciamo, perse, e tra l'altro con maggior fortuna di me è stata riaperta l'indagine sulla strage di Brescia. E poi sapete che in questo caso invece gli elementi del gruppo veneziano, anche poi accusati da Digiglio, sono stati condannati in via definitiva, no? da quel dottor Maggi, che era il capo della cedula di cui faceva parte Zorzi. Perché lì le cose sono state seguite con coscienza, con impegno e per la prima volta si è arrivata a una sentenza definitiva su una delle stragi più importanti, quella diciamo, che ha un po' concluso il periodo no? tra il 1969 e il 1974. A Milano sono successe eh, purtroppo delle cose che hanno portato a ridurre le enormi potenzialità che le mie indagini avevano. Alcuni errori ve li ho già accontati, in sostanza, quando voi leggerete, se leggerete. Capirete che la Procura invece di affiancarmi nel raggiungere il più possibile l'obiettivo di ottenere la verità sulla strage, di ottenere il più possibile dai test e degli accertamenti, si è mossa in concorrenza. Inizialmente non ha fatto nulla, poi quando si vi hanno visto che l'indagine era molto invece. Avere ottime prospettive, hanno cercato di prendermela con una serie di accuse, cercando di, far, di farmi punire la CSM e mandare via da Milano. È chiaro che se due litigano, non si ottengono i risultati che si possono ottenere. No? Io ho subito moltissimo queste ho subito, sono stato sempre assolto perché erano accuse assurde. Ma nascevano sostanzialmente da forme di gelosia, rivalità personali, ma come noi non siamo riusciti ci deve riuscire lui, che non è neanche della Procura. Queste vicende di carrierismo di, di basso livello spesso, che non devono invece assolutamente entrare in vicende così gravi come la, la strage di Piazza Fontana che ha condizionato la vita italiana. Purtroppo il danno è stato enorme, queste cose avvengono nella magistratura così come in tutti gli ambienti. Dopo aver scritto il libro in cui queste cose le racconto, sostanzialmente come la cosa dell'Argentina de, de, dell di Ventura, bastava che la guardassero e il processo era fatto, invece non l'hanno mica guardata. Hanno fatto tutta una serie di manchevolezze di questo genere e in più hanno cercato di attaccare me per togliermi di mezzo in modo da prendersi come dire, la, il, il risultato, no? eh, praticamente di ottenere loro come se avessero fatto loro l'indagine. Del resto, dopo che ho scritto il libro. Perché il libro è mai di due, due anni e mezzo fa. Io l'ho finito due anni e mezzo fa: è esplosa la vicenda Palamara e compagnia, e CSM, e quindi questo ha reso anche noto e pubblico a tutti, come in magistratura, vi siano le stesse pecche, le stesse concorrenze. E, Personalismi e corporativismi, che ci sono altre, altre categorie aggravate da, dall'importante funzione che noi abbiamo rispetto alla società. Per cui, questo è un po' una parte dello scenario. Certo, è molto doloroso pensare che se tra magistrati invece di colpirci alle spalle a vicenda ci si fosse aiutati, oggi non ci sarebbe quasi neanche bisogno di questo incontro, che sono contento invece che ci sia stato, perché ci sarebbero sentenze definitive per questo fatto e per gli altri fatti, che comunque, lo ripeto. Hanno una paternità che non può più essere messa in discussione. Vi ringrazio. Io ringrazio il dottor Salvini e il professor Di Michele. Il dottor Salvini mi ha detto: basta, io non ho più voce, io a lui chiederò una curiosità, e con questa ci concediamo, che è solo una curiosità. Eh, vi informo che per chi volesse il libro è disponibile all'ingresso e il giudice è disponibile a firmarne le copie. La curiosità è semplicissima ed è questa: lei, eh, dottor Salvini, ha avuto di fronte, immagino per interrogatori, appunto, esatto, tutti, quindi, persone allora giovani che hanno fatto una scelta di vita assolutamente radicale perché in quegli anni la scelta di eventualmente combattere. Nella propria società una guerra, una vera e propria guerra, anche se poi viene definita a bassa intensità, è una scelta radicale. Allora, lei ha accennato che alcuni hanno avuto sì un sentimento di pentimento, pensavo a Casalini. Ecco, io le chiedo velocemente: secondo lei questo pentimento da cosa deriva? E poi eventualmente le chiedo quale figure si è trovato di fronte che invece erano ancora chiuse nella propria ortodossia ideologica, se possiamo definirla così, nell'essersi sentiti parte di una battaglia talmente importante per cui si poteva accettare di annientare anche parte della società civile. Con questo concludiamo eh, sì. e grazie a tutti, un grazie particolare all'ufficio della segreteria sindaco e della presidenza comunale, senza il cui apporto, io non sarei riuscito a combinare nulla stasera, questo lo devo dire. Grazie dottore, prego. Eh, sì, eh, Casalini è un personaggio un po' particolare perché uno, è un topo di biblioteca, gli piaceva più libri, leggere i testi di esoterismo, queste cose strane, non è un uomo d'azione. È stato coinvolto, lo ha capito, io mi ricordo poco prima che morisse, perché mi ha chiamato, poco prima che morisse, tra le ultime parole mi ha detto, beh io le ho raccontato dottore quello che sapevo. Per fortuna ero in ospedale, almeno quella strage è il loro rimorso e non il mio. C'era comunque un'evoluzione un della persona evidentissima. Gli altri? Gli altri è, è curioso. Ecco, io cerco di trasmettervi un messaggio in poche parole che non è facile. In genere si ha un po' l'idea, questi fascisti, neofascisti, neoranzisti, l'idea che corre un po', ma è forse un po' un modo, come dire, un po' politico di, di, di pensare che fossero persone che pagate dallo Stato ottengono, ottengono, cioè praticamente hanno vantaggi di questa scelta. No? Non è assolutamente così. La cosa che più mi ha impressionato, li ho interrogati tutti, no? eh, compreso Izzo, Angelo Izzo che poi è legato all'estrema destra, con Cutelli delle che hanno interrogato il 7800. E tranne qualche eccezione, che per esempio del che è diventato un grande imprenditore, probabilmente con qualche aiuto, in Giappone, nel campo dei, delle, dei, dei brand, insomma, delle marche, sono persone rimaste a livello modestissimo. E la cosa impressionante è che l'hanno fatto perché ci credevano. Ci credevano ci credono tuttora, in una visione storica, no? per cui si sentono gli sconfitti, i reduci della Repubblica Sociale, gli sconfitti del mondo di ieri, ma ci credevano veramente. Senza per questo doverci guadagnare, mi spiego? Non ho visto quell'idea della persona prezzolata, eh, a cui si prospettano vantaggi. Pe persone che avevano veramente questa mentalità, questa mentalità che è rimasta assolutamente uguale. Per cui c'è un tale sconto a livello globale tra il loro mondo e il comunismo che anche eh, c'era uno che aveva detto una frase ma cosa vuole che in questo sconto mondiale 16 normali bipedi o meno facciano differenza? Bipedi sarebbero i morti in piazza Fontana, no? in cui una specie di mondo così, un po' quelle grandi storie esoteriche di Tolkien o tra il bene e il male. Ecco, sono menti assolutamente mh, deviate. Devo dire, però, non ho notato che lo facessero per vantaggio. Ecco, questo onestamente no. È male gratuito o male dovuto alla loro visione del mondo completamente antistorica. Grazie dottor Salvini, grazie professor Di Michele, grazie a voi. Buonasera. Grazie,